Questa sera presenteremo alle 21.15 questo progetto che si è concluso in maniera molto efficace con oltre 22 fotografi. È un progetto che ha voluto raccontare un po' l'influenza di Vitruvio che in questa città si fa sempre più sentire. E tra l'altro lo facciamo in occasione della terza edizione della Vitruvio Summer School che si sta svolgendo proprio in questi giorni e probabilmente ci saranno alcuni studenti di questa scuola. Il progetto si è svolto secondo i crismi che da 20 anni noi utilizziamo per fare didattica fotografica ed è quello di svolgere un progetto che in qualche modo argomenti su un qualcosa che ha a che fare con la città e in questo caso era appunto l'influenza storica, l'influenza romana che credo si possa riscontrare anche nella contemporaneità. Abbiamo coinvolto alcuni intellettuali ed esperti di alcuni settori che riguardavano l'argomento e che hanno accompagnato i fotografi sul campo, quindi a cominciare da Dino Zacchilli che è il presidente del Centro Studi Vitruviani e poi abbiamo coinvolto anche Massimo Bini che è un geografo letterario, il geologo Francesco Bocchino e poi Pier Giorgio Budassi che è il presidente dell'Archeo Club di Fano. Ecco, questi personaggi hanno coinvolto le persone e hanno anche aiutato ad avere delle idee un po' più interessanti e più interattive nei confronti della città. Questo progetto che presenteremo qui al 23 di Piazza 20 Settembre davanti all'Ufficio Relazioni col Pubblico, dobbiamo assolutamente ringraziare il Comune di Fano e la Sovrintendenza di Ancona che hanno permesso le riprese in alcuni contesti davvero interessanti.